A Villa Cappucci si è svolto il congresso regionale dell'Associazione Nazionale Neurologi della Toscana, un'importante occasione di incontro tra professionisti provenienti da città differenti e accomunati dalla passione per la neurologia d'urgenza. In questi anni l'Associazione Neurologia Emergenza Urgenza ha svolto un ruolo prezioso di diffusione e valorizzazione dell'urgenza in neurologia, fornendo agli specialisti opportunità di formazione e confronto. Ma il convegno di stamani è un convegno dell'Associazione Neurologia di Emergenza Urgenza, che è un'associazione che si occupa soprattutto dell'integrazione della neurologia nella urgenza, perché ormai sono finiti gli anni in cui il neurologo stava nella sua torre d'avorio e non si, diciamo, integrava con le figure che affrontano l'emergenza. Pistoia abbiamo avuto, diciamo, il coraggio e anche la fortuna di poter avere una guardia attiva H24, cioè di avere il neurologo presente H24, per cui possiamo ora dal 2019 affrontare tutte le patologie neurologiche nella maniera più urgente, più competente, perché purtroppo le patologie neurologiche sono time is brain, cioè se non vengono affrontate in maniera competente e rapida abbiamo delle conseguenze devastanti. Basti pensare all'emorragia cerebrale, che ha una mortalità nei primi due giorni del 50%, o il stato di male epilettico, l'ictus ischemico, sono tutte patologie che richiedono un intervento precoce. Il convegno di oggi raduna tutti questi professionisti impegnati nella fase acuta dell'ictus, neurologi ma anche radiologi, anche medici della medicina d'urgenza, perché abbiamo visto che il modello Strocchioni, cioè il modello di integrazione delle varie professionalità nella fase acuta, è tempo dipendente, cioè è risolutivo nella diagnosi competente e quindi nel trattamento dei pazienti con le patologie neurologiche acute, che ripeto sono di grande diffusione nei nostri pronti soccorsi.